Salve, oggi parliamo di un primo piatto, ossia di una crema a base di peperoni e patate. Iniziamo subito con il tritare un po' di cipolla, la possiamo tritare anche grossolanamente perché non abbiamo il problema che poi noi la vediamo in quanto dovremmo frullare il tutto. Un goccino appena appena di extravergine di oliva. Eccoci qua, e mettiamo a rosolare la nostra cipolla. Nel frattempo che la nostra cipolla rosola, io qui ho delle patate, anche queste le tagliamo grossolanamente. Ecco qua. Prepariamo un piatto, quindi dopo le inseriamo nel... tagliamo un pomodoro. E qui ho preso dei peperoni, io ho preso dei peperoni gialli, perché? Perché questa crema mi resta più chiara, potete prendere anche dei peperoni rossi, non è naturale che a questo punto vi esce una crema sulla rosa. La cipolla aspettiamo ancora un minuto e poi sarà pronta. Eccoci qua, come vedete la nostra cipolla è rosolata. A questo punto non facciamo altro che prendere le verdure, le inseriamo tutte nel nostro tegame, diamo una piccola rosolatina. Le facciamo passare per qualche minuto. Ecco qua. Quindi a questo punto, come vedete, io qui ho il sedano, eccetera. Ho preparato del brodo vegetale con cipolla, sedano e carota. Copro il tutto con la quantità desiderata, in questo caso io ne ho fatto 4 porzioni. Ecco, volevo dire una cosa, quando io preparo, di solito preparo per 4 perché è molto più facile, ma anche perché si riesce a vedere una porzione abbastanza abbondante sulla presentazione. Ecco qua, questa è la nostra crema che a questo punto lasceremo bollire per circa un'ora, il tempo giusto che le nostre patate siano cotte. Eccoci qua che la nostra crema è pronta. A questo punto non facciamo altro che mettere da parte il primer. Aggiungiamo un goccino appena appena di panna. Come vedete, ecco la panna, ricordatevi, non fatela più bollire. Ed ecco la nostra crema è pronta per essere servita e portata a tavola. Profumo stupendo del peperone, dei crostini piccoli, oppure se proprio volete anche un crostone grande, non ci sono dei problemi. Come avete visto è una crema facilissima, nulla difficile. Ecco, mettete, diremmo così, la patata, mettetene, perché allora avete la possibilità di creare la crema già per se stessa senza dover legarla. Diremmo così che per 4 persone, come faccio le porzioni io, di media ci vogliono 2 belle grosse patate. Di aver detto tutto, come sempre vi ringrazio del tempo che mi dedicate e a Dio piacendo arrivederci a domani. Salve!